io non consentirò che Napoli e Bagnoli vengano commissariate, perché là non c'è solo il commissariamento di Bagnoli, ma c'è il commissariamento di un'area che va da Coroglio, Posillipo, fino alla mostra d'Oltremare, fino allo stadio San Paolo. Quindi da questo punto di vista tutti gli atti che sono stati messi in campo in relazione a quello che poteva sembrare un accordo istituzionale, io non... Sono solo parole queste! Sono parole, grazie, questi sono i fatti. No, non è così. Io questi sono gli impegni che prendo, poi ognuno può fare le valutazioni che vuole. Come sindaco di Napoli, di fronte, io ho usato un termine pesante, non è che agito, detto di fronte a un tradimento istituzionale, il sindaco di Napoli non è più vincolato a quella firma e ritira le firme che ha messo. Cioè, chi è che si caggiarisce? Cioè, io può dire per lui. Cioè... Lo sblocca Italia è un provvedimento che io contesto in radice, perché è fondato sul fatto di ritenere che ancora una volta l'economia del nostro paese debba ripartire dalla cementificazione, dalla distruzione dei nostri territori e da una logica liberista. Neanche se Renzi non verrà il 7, per noi già è una prima vittoria, significa che questo governo in realtà non è così forte come sembra e che se gli studenti, gli operai disoccupati dei territori e delle città si organizzano per cacciare questi signori dai propri territori, possono iniziare a decidere loro sulle sorti del proprio futuro che giorno dopo giorno stanno rapinando. È stata rinviata a fine novembre con il tentativo appunto di depotenziare una mobilitazione, un'organizzazione di una mobilitazione che ha visto centinaia di adesioni e ha visto un territorio intero mobilitarsi contro la venuta di Renzi a Bagnoli, quindi è tutto strumentale il fatto che questa visita è stata posticipata a novembre sperando di depotenziare appunto questa mobilitazione. Come la vediamo, ribadisco, a noi non interessa il dato formale o le loro giornate di passerelle istituzionali, quindi non cambia nulla sul piano politico. Noi dobbiamo bloccare in tutti i modi il decreto Sblocca Italia, che è un decreto che è un regalo al partito del cemento, al partito dei speculatori, degli affaristi che in 20 anni su questo territorio a Bagnoli non hanno fatto altro che inquinare. Renzi, a quanto pare, ha deciso che non ci sono le condizioni ambientali per venire. Significa che ha sentito che la mobilitazione di queste settimane ha fatto sì che i napoletani guardassero molto male a questa che era una sparata propagandistica e quindi non ha più il podio per poter fare i suoi esercizi retorici, propagandare misure che dovrebbero, secondo lui, sbloccare appunto l'Italia, aprendo i cantieri, eccetera. In realtà serviranno soltanto ad attaccare le risorse ambientali, il patrimonio pubblico e quant'altro. Lo consideriamo un successo, nel senso che riteniamo che si sia messo paura. Da noi esiste la figura del guappo di cartone, il quale quando gli si fa vedere effettivamente la forza si ritira. Effettivamente, insomma, potremmo fare una bella sceneggiata napoletana con questo guappo di cartone e noi sotto a dire scendi da sotto, scendi da Roma e facci vedere se hai veramente argomenti. Il 7 vuole essere solo un input per creare una mobilitazione larga e nazionale sul tema dello sblocca Italia, ma non solo. Noi scendiamo in piazza il 7 anche perché il 7 è una data fondamentale e propedeutica al 14 novembre. Il 14 novembre che è la data dello sciopero sociale in cui tutti i precari d'Italia cercheranno di coordinarsi e di far sentire la propria voce contro il piano criminale di Renzi, che si sostanzia nel Jobs Act, che non fa altro che precarizzare il mondo del lavoro e le vite di migliaia di persone in Italia.